Presidente, io veramente non riesco a capire. Noi arriviamo a governare Roma Capitale con 13 miliardi di debito e oggi ci parlano e ci dicono che potrebbero non esserci risorse sufficienti a coprire tutte le richieste che arrivano usufruire del servizio. Il regolamento, ripeto, arriva in quest'Aula dopo 14 anni. Quindi il consigliere Figliomeni, o comunque il partito che rappresenta, in 14 anni ha avuto tutto il tempo di poter portare delle modifiche o un nuovo regolamento. Peraltro questo regolamento è stato protocollato il 5 giugno. Quando viene messo all'ordine del giorno di una commissione un regolamento, si può accedere al servizio online di Roma Capitale, prendersi la delibera, scaricarsela e portare tutti gli emendamenti che, come avete detto poco fa, vi sono stati consegnati dalle consulte, dalle associazioni, dai cittadini che voi dite non abbiamo ascoltato. Ma questo regolamento, lo ripeto ancora una volta, è stato affrontato un anno e oltre qualche mese fa in una commissione congiunta, in una commissione che vedeva già partecipare gli stessi consiglieri di oggi. È stato affrontato in un'assemblea pubblica che abbiamo tenuto al Dipartimento delle Politiche Sociali, che è stata pubblicizzata sul sito di Roma Capitale. Abbiamo tenuto una casella mail aperta un mese, attraverso cui abbiamo raccolto tutti i contributi di tutti i cittadini che vanno oltre le associazioni, oltre le consulte. Quindi non abbiamo preso solo quelli di contributi, ma anche molti altri. E sapete perché voi non siete stati in grado di portarli, gli emendamenti a questa delibera anche in fase di discussione durante le commissioni congiunte? Perché noi li avevamo già accolti e ve l'abbiamo dimostrato mettendo agli atti un maxi emendamento che era semplicemente il riassunto e la raccolta delle osservazioni che erano state date nei municipi in fase di discussione della delibera. Le osservazioni che sono state raccolte in numerosi e lunghi incontri con le consulte. Ancora denominate consulte per l'handicap, le consulte municipali, le federazioni per il superamento dell'handicap, quindi le abbiamo accolte tutte. Nel 2013 questo regolamento arriva in giunta capitolina a porte chiuse, quello sì, perché oggi noi stiamo discutendo il regolamento in un consiglio, in un'assemblea del consiglio comunale. Nel 2013 voi scegliete di fare un servizio sperimentale, di cui il Consiglio non viene a conoscenza perché è stato deciso in giunta. Nel 2012, Figliomeni, la delibera sulle 355 viene depositata il 22 dicembre del 2012, in cui si decide cosa fare dell'assistenza della famosa 355, e viene scritta una delibera a porte chiuse il 22 dicembre. E mi venite a dire a me e venite a dire a noi che questa delibera è stata scritta e non vi ha lasciato spazio alle osservazioni. E mi dice anche lei, Figliomeni, in questa sede, che non vuole togliere spazio alla discussione di questa delibera o tempo all'approvazione di questa delibera, quando mi consegna 20 emendamenti alla delibera e poteva farlo in sede di commissione, o poteva farlo qualche giorno fa parlando con i consiglieri della commissione, e l'avrei potuto dimostrare che la maggior parte degli emendamenti che lei oggi porta solo per accendere una discussione politica nel merito, ma senza nessun criterio, perché ripeto, abbiamo discusso, abbiamo collaborato, abbiamo accolto le osservazioni dei fruitori del servizio. Quindi adesso analizzeremo una per una le sue osservazioni, i suoi emendamenti, e magari una per una le risponderò. Ma non mi venga a dire che non vuole togliere tempo per l'approvazione di questa delibera, perché non è vero. Ci saremmo potuti incontrare in sede di commissione congiunta, avremmo potuto parlare di questo. Invece non siete stati capaci di farlo, evidentemente.